Buongiorno ragazzi, allora adesso vi presento il restauro di un altoparlante laterale di un Continental che di solito nel tempo i vandali continuano con gli stuzzicadenti a bucare. Sto per ripararne uno che addirittura ha avuto un colpo o hanno esagerato col volume. Oppure è successo qualcosa sulla 69-73, il pentodo finale, e ha scaricato un bel po' di potenza, diciamo dandogli un colpo alla bobina dell'altoparlante. Sto tentando di salvarlo, cioè vuol dire che non è al 100% sicuro che funzioni, però per mantenere integro l'apparecchio, nella sua originalità, tento. Vi faccio vedere l'altoparlante. Allora, questo è l'altoparlante che io col cutter, vedete, ho tagliato questa parte centrale facendo attenzione di non tagliare i due filini che sono come un capello, questo e questo, che arrivano alla bobinetta centrale. Ho preso un foglio di un mio amico che mi regala di una tipografia, vedete, questi fogli. Oppure basta una pellicola vecchia delle macchine fotografiche, dei negativi. Si devono tagliare dei pezzetti piccoli e infilarli dentro qua. Sto facendo questo lavoro perché lui suonava il latoparlante, però grattava. Infatti, toccandolo, facendo il movimento su e giù, sentivo che aveva un piccolo grattugio in qualche parte. Allora, aprendolo, adesso ho inserito questo foglio qua tagliato a pezzetti, io ho fatto tutto quanta una circonferenza di pezzetti, vedete, ne ho lasciato qui uno lungo apposta, non so se vedete, in modo da il buco che si è centrato perfettamente. Poi ho messo del Bostik qui dove era bucato con tutti gli stuzzicadenti e lo sto rinforzando con del nastro di carta da carrozzieri. Adesso attacco un altro pezzo, poi dopo averlo adagiato ancora colla sopra, io questo cono qua lo bagno tutto con l'acqua, proprio lo bagno con l'acqua, lo metto sott'acqua. Poi lo lascio asciugare per 3 giorni o in caldaia o al sole. Lui asciugandosi perfettamente si asciuga in centro perfettamente. A quel momento io, quando è asciugato, levo via queste astine, lui il cono si è asciugato perfettamente in centro, lo tasto, sento se va bene, gli rincollo il tappo centrale che serve perché non va di polvere, gli do una mano di nero nel cartone, tanto questo è un medio, più duro è meglio è, deve fare i medi, e poi lo testo, se alla fine va bene. Ho salvato un altoparlante della Jensen, della Rob Army americana, che va sul Continental. Grazie e alla prossima. Saluti dal dottor Claudio. Ciao.